Nella nostra zona la vigna e il vino sono inscindibili dalla vita quotidiana. È una zona dove la vita stessa si è basata da secoli sulla vigna e sul vino. Quindi è molto difficile, molto complicato individuare delle tradizioni, dei rituali specifici per la vigna e per il vino, proprio perché sono rituali che scandiscono la vita del contadino e non solo del contadino, perché comunque, soprattutto in zone come Canelli, l'intera comunità, non soltanto la campagna, l'intera comunità da secoli vive di vino e vive per il vino, viveva, se vogliamo essere più precisi. Adesso c'è stata la scissione tra la città e le campagne ancora oggi sono dominate dalla coltivazione della vigna e anche se non si è un po' interrotto quel filone che vedeva la continuità tra la vigna e la cantina. Fino a oltre 50 anni fa tutti erano vignaioli e vinificatori, producevano vino più che uva. Adesso, negli ultimi 50 anni, la cosa si è molto allentata, sono rimasti pochi a vinificare e la maggior parte sono vignaioli e basta. Quindi parlare di ritualità vuol dire individuare tutta la ritualità della vita intera. Ci sono, sì, dei momenti, c'erano dei momenti importantissimi, rituali, per quanto riguarda la vinificazione, quindi la figura del vignaiolo vinificatore. I momenti fondamentali sono sempre stati la vendemmia, la conclusione della vendemmia e il carico del vino. All'epoca il vino non veniva commercializzato al dettaglio, parliamo dell'epoca dei nostri nonni, non veniva commercializzato al dettaglio, ma veniva venduto all'ingrosso, a botti. Quindi la vendita, il carico del vino era un momento fondamentale perché era il momento in cui si realizzavano i proventi di un anno di lavoro, un anno di fatica. Ed era un rito collettivo, nel senso che il venditore, quindi il produttore vinicolo, offriva un grande pranzo a cui erano invitati l'acquirente, il trasportatore e tutte le persone che avevano partecipato alla vendita, vale a dire soprattutto i brentatori, all'epoca in cui il vino veniva venduto ancora a brente, cioè a recipienti portati a spalla, a capacità fissa, e venivano utilizzati proprio per calcolare esattamente il numero dei litri venduti. E questa è una bella tradizione, scomparsa da tempo, che però ha permesso, soprattutto in questa zona di Canelli, l'elaborazione di una gastronomia molto raffinata e molto ricca, proprio perché in queste feste, questi pranzi, c'era la necessità di ben figurare. E allora venivano esercitate tutte senza badare a spese, venivano messe in opera tutte le migliori ricette, magari imparate presso le cucine delle grandi famiglie aristocratiche o presso le cucine dei ristoranti. Un altro momento, questa volta molto più ruspante ma fondamentale, era la fine della vendemmia. Le livroie, si dice, vale a dire le livrée vuol dire terminare, vuol dire concludere al meglio. Probabilmente deriva dal francese delivrer, consegnare. Ed era il momento in cui la famiglia festeggiava la fine della vendemmia con una festa, una baldoria, a cui erano chiamati tutti quelli che avevano partecipato, garzoni, salariati, non salariati, amici. E di solito si facevano gli agnolotti,
Di solito si mangiava la bagna cauda, una delle prime bagna caude della stagione, nel modo più collettivo e festoso possibile, ma era veramente il momento conclusivo di una lunga fatica. E poi tutto il resto è connaturato con l'esistenza stessa della famiglia contadina, che comunque è un'esistenza basata sulla policoltura. La vigna sì, fondamentale per procacciare il reddito, tutto il resto dell'attività agricola è finalizzato all'alimentazione, quindi la vigna, non esisteva l'azienda vitivinicola pura, c'era campi, prati, animali da cortile, stalla. E frutteto, orto, quindi c'era era una realtà molto sfaccettata e quindi i rituali si moltiplicavano. Poi, ripeto, i rituali erano scanditi dalle stagioni, ovviamente. Per esempio il rituale del giorno dei morti. Qui le famiglie contadine praticavano un'antichissima questua riservata alle donne nel giorno dei morti, che si chiamava Chamei Mort. Le donne giravano casa per casa, recitavano preghiere per i defunti e avevano in compenso qualche mestolo di mostarda. La mostarda fatta con l'uva, fatta con le pere, fatta con le mele cotogne, quella che oggi si chiama impropriamente cugnà. È la stessa cosa, però il termine cugnà è specifico della Langa, nella zona verso l'Albese, forse anche un po' nel Roero. Qui si è sempre chiamata solo mostarda. E appunto questo rito di chiedere i morti si svolgeva e il rito familiare della commemorazione dei morti, vale a dire la preparazione dei ceci. Vale a dire la tavola apparecchiata per i morti e la finestra aperta. Un tempo i morti scendevano dal camino, poi quando si è smesso di utilizzare il camino, non potendo passare nella stufa economica o dal fornello elettrico, si lasciava socchiusa la finestra di casa. La tavola apparecchiata, la marmitta con i ceci in mezzo al tavolo, in modo che i morti potessero arrivare e ristorarsi dopo il lungo cammino. Al mattino, prima che i morti ripartissero, si cambiavano le lenzuola nei letti, in modo che se loro avessero voluto fare ancora un piccolo riposino prima di tornare da dove erano arrivati, avessero trovato le lenzuola di bucato e il letto in perfetto ordine. Questa è una tradizione molto bella che cerchiamo ancora, noi in casa nostra cerchiamo ancora di portare avanti. E poi la tradizione festiva, qui per esempio si è persa una tradizione molto antica che era quella dei rettori. Il villaggio, qui siamo una frazione del comune di Canelli, è una borgata con una chiesa campestre non parrocchiale, come tante altre chiese campestri della provincia di Asti e non solo, era celebrata dal parroco del paese, ma gestita materialmente, finanziariamente dalla collettività. Il rettore era l'adozione delle antiche. Era la trasposizione rurale delle antiche forme organizzative del comune di Asti. Rettore del popolo, previsto dagli statuti del popolo di Asti già alla fine del 200 e agli inizi del 300, rivive nel rettore della borgata. Il rettore era eletto annualmente assieme ad un sottorettore. Esattamente come si faceva ancora tra la fine del 500 e gli inizi del 600 nei borghi cittadini di Asti, nei borghi istituzionali, perché il sottorettore veniva chiamato anche rettore montante, in quanto l'anno successivo sarebbe diventato rettore.
La tradizione era che il rettore in carica, alla fine del suo mandato, offriva un grande pranzo a 5 rettori smontati in precedenza e alle relative famiglie. E questo era uno dei momenti epici nella vita della famiglia contadina, perché anche lì c'era l'obbligo di dare il massimo, di figurare al massimo. E questo, l'unico beneficio, oltre al prestigio, allo status sociale, l'unico beneficio era quello, di chi offriva il pranzo del rettore, che poi per 5 anni avrebbe avuto diritto a sua volta di partecipare agli altri pranzi rettorili che ci sarebbero stati. Naturalmente io parlo dei miei ricordi generazionali, quando ancora si praticava questa usanza. Poi piano piano, finché si è celebrata, poi per un po' di tempo i rettori facevano l'invito al ristorante, si è persa la componente familiare e poi adesso non vengono neanche più nominati per il problema dello scollamento tra la vita cittadina e la vita di campagna. Però questo pranzo dei rettori in antico e questa figura dei rettori comportava tutta una serie di altre cose perse già da tempo, balli per esempio, balli itineranti. A proposito di balli, una tradizione fondamentale è quella del canteilleur, bellissima tradizione, la conoscono tutti. Io l'ho rivissuta perché qualche decennio fa un gruppo di benemeriti aveva ricominciato ad andare. Nella mia giovinezza, nella mia infanzia non lo si praticava più, però poi una ventina d'anni fa c'era stato un gruppo benemerito spontaneamente che aveva ricominciato a girare e questo era una manifestazione, un rituale. Non una manifestazione, molto importante perché è uno di quei rituali che scandiscono il tempo. La canteilleur che si faceva la settimana prima di Pasqua e corrispondeva al calendario lunare, corrispondeva all'avvio della germogliazione della vigna, al risveglio della natura, al risveglio della vegetazione e quindi celebrava in qualche modo il ritorno della vita. Le tradizioni rimangono vive finché sono praticate. Nel momento in cui cessano di essere praticate, si estinguono e possono essere recuperate, ma come rievocazione. Se manca appunto la continuità, se manca la consapevolezza di quello che si fa, se manca come dire, la motivazione. E queste ritualità erano fondamentali proprio nel ciclo stagionale, nel ciclo del tempo, perché poi all'interno del ciclo annuale c'era il ciclo della vita, che si svolgeva comunque sulla stessa collina, nella stessa casa, non c'era mobilità, non c'era scambio se non molto superficiale e occasionale. Diciamo che già soltanto la conoscenza, la consapevolezza dell'esistenza di questi rituali, di queste tradizioni sarebbe già una cosa importante. Sarebbe altrettanto bello e importante che altre cose nascessero, altre cose. Io ne vedo qualcuno, per esempio, tornando soprattutto da parte di quelle famiglie, di quelle aziende che vivono ancora dell'intero ciclo della vigna, io ho la fortuna e il privilegio di essere una di queste, la festa della fine della vendemmia per noi non è mai finita e anzi l'abbiamo da qualche anno a questa parte, l'abbiamo potenziata. Proprio perché ci crediamo, per noi è un momento importante nell'arco dell'annata. E lo stesso i rituali dei morti, non abbiamo mai smesso di farlo. È difficile invece, pensiamo di essere ormai una testimonianza, ma non una testimonianza autentica e viva. È difficile invece
per chi non si occupa di queste cose, per chi è ormai slegato o dal ciclo totale, il ciclo globale della vigna, o addirittura dalla campagna stessa, perché vive in realtà ormai urbane o urbanizzate, anche qui nelle campagne, tanti vivono, ma fanno tutt'altro, sono operai, sono impiegati, hanno tutt'altra occupazione, quindi la vigna è diventata semplicemente una cornice, non è più la vita stessa. Però, ripeto, bisogna stare attenti a, da una parte, non svilire i rituali come mera riproposta folcloristica. E ho visto delle cose, per esempio, per Cantilieuve, che in alcuni casi molto fatte molto bene, molto suggestive, benemere, in altre un po' decisamente discutibili e decadute. E quindi non riproporre no alla riproposta tra virgolette folcloristica, ma sì, per esempio, alla conoscenza e alla consapevolezza. Ecco che il ruolo della scuola sarebbe importante. Il ruolo della scuola, secondo me, è importante. Viviamo in epoca di globalizzazione, però il macrocosmo è fatto da tanti microcosmi e secondo me il microcosmo si riverbera nel macrocosmo e viceversa, quindi sarebbe importante che i bambini, gli studenti di una comunità conoscano non soltanto le tradizioni del mondo, non soltanto la vita del mondo, ma anche abbiano consapevolezza di quelle che sono le tradizioni, le forme di vita anche del passato, per carità, però almeno che ce ne sia la documentazione e che ce ne sia la conoscenza, secondo me è importante.